Benvenuti di nuovo a tutti, spacchettatori seriali e amici di China Deals Channel. Vi siamo mancati, è un po' di tempo che non facciamo unboxing ed eccoci qua con una novità. Intanto è caduto il nostro amico, lo risolleviamo, se no potrebbe arrabbiarsi. Redmi 5 Plus di Xiaomi, uno smartphone che è una novità, non dico assoluta, ma una novità abbastanza recente. Vediamo le caratteristiche principali di questo smartphone, che è dotato di un display da 5,99 pollici, un 6 pollici, ha una luce frontale per i selfie, 12 megapixel fotocamera posteriore, 4000 mAh di batteria e Snapdragon 625 a bordo. Quindi è un telefono di tutto rispetto. Questa è la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM interni di storage espandibili e dual SIM. Versione global, come descritto sulla confezione. Quindi non gli manca proprio nulla. È la versione colore gold che abbiamo avuto a un prezzo veramente, veramente competitivo su Gearbest, che ringraziamo per avercelo spedito. Spacchettiamo l'oggetto, apriamo la scatola. Siamo allenati nel frattempo ad aprire le scatole perché non è così semplice, come sempre. Guardiamo com'è la confezione. Qui abbiamo una scatolina bianca con dentro una cover di, direi, molto ben fatta, originale Xiaomi, in TPU trasparente, non è rigida, non è molto rigida, però è molto avvolgente e morbida e protegge molto bene il nostro smartphone. Dopo la proviamo. Vedete che qui c'è la scritta, si dovrebbe vedere così: Design by Mi, non me, ma Mi, nel senso Xiaomi. Vediamo, mettiamo da parte un attimo, so che siete curiosissimi, il nostro fantastico smartphone. Ecco, qua abbiamo un manualino tutto in... No, c'è anche l'inglese, quindi ottimo. Ottima roba, ottimo. Guida rapida sui vari carrellini, le varie funzioni principali per il primo avvio. Classico cavetto USB, micro USB, non Type-C. Questo non mi piace più di tanto, però tant'è. Questa cosa invece è positiva perché abbiamo il caricatore europeo, uscita non rapida, ma uscita, come potete vedere dall'immagine, a 2 A, quindi ricarica non veloce, ma standard, ma non ci interessa perché alla fine è per il telefono della fascia di prezzo in cui si trova, va benissimo anche così. Diciamo che la Type-C ormai i nuovi modelli dovrebbero averla tutti, quindi questa cosa mi infastidisce un pochino. Vediamo lo smartphone, quanto è bello questo display, molto oleofobico. Il retro è tutto in alluminio, tranne le due bande superiore e inferiore che sono di plastica, anch'esse colorate di una colorazione gold, anche se la tinta è leggermente diversa, non so se si nota, perché sull'alluminio ha un effetto, sulla plastica ne ha un altro. In altri colori invece si nota meno questa differenza. La fotocamera bordata d'oro che assomiglia molto a quella del nostro. Guardate, le analogie ci sono. Questo è il Mi Mix 2, questa è la fotocamera del Redmi 5 Plus e le due fotocamere si assomigliano molto, come fattura, sono fatte in modo molto simile. Confrontiamo i due display. Tolgo la cover al Mi Mix 2 così si possono vedere meglio. I display sono simili, anche se il Mi Mix 2 è ancora un po' più compatto. Sono entrambi molto sottili. Sì, il Mi Mix 2 è più basso, decisamente. Sono sottili entrambi. E entrambi montano un display da 6 pollici, 5,99 pollici. Stesso identico display, ma Mi Mix 2 ha ottimizzato meglio
i bordi, e infatti costa anche 4 volte il nostro amico Redmi 5 Plus, o almeno 3, 3 e mezzo, ecco. Comunque dietro in alluminio, bella questa colorazione gold, opaca, quindi non riflettente, sensore di impronte digitali sul retro. Lo avviamo, qui abbiamo anche speaker di sistema, l'audio è ottimo, micro USB, non Type-C come abbiamo detto prima, microfono, jack per le cuffie, infrarossi che sono stati reimplementati, anzi ho sbagliato, sono qui, infrarossi sono qua, infatti c'è l'app proprietaria di Xiaomi Telecomando che permette al nostro dispositivo di trasformarsi in un telecomando universale per tutti i nostri dispositivi elettronici che abbiamo in casa. Qui abbiamo il microfono invece per l'assorbimento dei rumori quando telefoniamo. Capsula auricolare, i vari sensori, c'è un LED qui, si vede poco, no, anzi controluce non si vede. Qui c'è incastonato, incastrato sotto il display un LED che è monocromatico, bianco, e poi abbiamo i vari sensori e la fotocamera frontale. Lo accendiamo. Fotocamera frontale che dovrebbe essere di 5 megapixel, mentre quella posteriore è di 12, ottimizzata, migliorata rispetto a quella della serie Note 4. Infatti andremo a vedere poi delle foto confronto per vedere come si comporta. Avviamo, eccolo qua, abbiamo già siamo già pronti con il menu, il tema è molto bello. Andiamo a vedere le caratteristiche e le info sul telefono. Redmi 5 Plus, versione Android 7. Quindi non è ancora aggiornato ad Oreo, ma invece la versione MIUI è la Global Stabile 9.2, 4 GB di RAM, 53 GB liberi, ma sono 64 in totale. E vediamo che ci sono tutte. Ah, i tasti sono a schermo e non sono sulla cornice, anche se la cornice è veramente ridotta, come potete vedere. È la classica solita MIUI molto molto fluida. Qua adesso magari andiamo a mettere un tema standard così riusciamo a identificare meglio le varie caratteristiche del menu. Vediamone uno pseudo standard, ecco questo qua che è anche bellino, scarica, con le icone in 3D che escono, che hanno l'effetto di uscita fuori dallo display. Applica, vediamo anche la velocità di applicazione del tema. Già applicato, guardate, veramente. Poi il display è molto luminoso, devo dire, se metto la luminosità al massimo, guardate che roba. Le icone sono molto molto ben definite. Adesso abbassiamo un pelo la luminosità. Io ho impostato il display su temperature calde e fredde. Scusate, andiamo a vedere, vi faccio vedere. Display, contrasto e colori, ho messo fredda e contrasto automatico. Per me questa è l'impostazione migliore che permette di avere un bianco che sia veramente bianco, perché se voi andate a mettere normale o calda, addirittura calda sembra quasi in modalità lettura che c'è già inclusa come effetto, quindi è inutile che noi andiamo a utilizzare la temperatura calda se poi andremo a usare la modalità lettura di sera o notte. Normale è già un bianco un po' più naturale, fredda è un bianco ghiaccio che a me personalmente piace di più. Poi ci sono le varie contrasto elevato e normale. Normale non mi piace perché tende al giallino il bianco. Contrasto elevato sì, ma tengo su automatico. Preferisco perché dà una tonalità bianca che è più vicina al bianco neve e che per me è il vero bianco. Quindi io lo lascio così, poi ognuno lo mette come vuole. Dimensione testo, c'è la possibilità di ingrandire e rimpicciolire i caratteri. Vediamo qual è la notifica di sistema. Mi dice che ho applicato un nuovo tema. Molto bello, molto bellino questo tema, devo dire. Guardate la fluidità della MIUI che è sempre incredibile. Proviamo ad andare su Google un attimo. Bene, andiamo a vedere se troviamo YouTube. Ah no, ce l'abbiamo già, non l'avevo vista. Ecco le varie, guardate com'è bello reattivo nella navigazione. Adesso qua è in modalità mobile. Se andiamo a Repubblica, benissimo, andiamo dentro al sito e richiediamo il sito desktop. E guardate com'è è bello reattivo nel caricamento del sito, che è tutt'altro che leggero.
qua siamo sotto una fibra a 100 mega, quindi è abbastanza veloce nel rendering delle immagini. Qua è uscita la solita pubblicità e quindi bisognerà attendere che vada via. Guardate bene come è ben definito il display, si vede molto molto bene. Andiamo anche a vedere il nostro sito www.cina.it. Iscrivetevi a questo nostro sito, entrate perché è pieno di curiosità, di news, di guide all'acquisto, soprattutto su GearBest e i nuovi siti partner. Articoli sempre aggiornati quotidianamente. L'ultimo è questo OnePlus 6 display 18 noni eccetera. Abbiamo uno staff veramente preparato e competente e tutti i giorni avrete delle news in anteprima da andare a leggere e tante curiosità, quindi entrate numerosi nel nostro sito www.chinadeals.it. Vi faccio vedere l'indirizzo bene, eccolo lì. E iscrivetevi anche al nostro canale YouTube, ovviamente, neanche da dire. Quindi questo è... qua ci sono le varie impostazioni. Abbiamo visto che la MIUI gira benissimo. È uno smartphone completo, non gli manca nulla. In capsula ci riserveremo di ascoltare bene. Andiamo a vedere se solo un attimo riusciamo a far sentire un po' di audio. Qua che avevamo una sigla in apertura. Andiamo a sentire come si sente. Molto buono l'audio. Ottimo, veramente pulito. E anche alto il volume. La posizione è ottima sul display, si vede molto bene. Perfetto. Vediamo solo un secondo come si comporta così al volo con una foto volante per poi fare gli approfondimenti dovuti del caso con tutti i test. Il nostro Doraemon. Proviamo la messa a fuoco. Qui è tutto in automatico in 4 terzi, andiamo a vedere come si comporta. Immagini ben definite, ben... qua siamo in piena luce ovviamente, e oggi c'è anche un bel sole, devo dire, finalmente. Fa delle foto buone, e ho già provato un'altra volta questo modello che mi era stato prestato e devo dire che è notevolmente migliorato rispetto alla serie Redmi Note 4 o 4X, quella serie lì che montava la stessa fotocamera, quindi secondo me è migliorata molto. Poi faremo anche altre prove, adesso faccio un'altra prova al volo fuori dalla finestra così vi faccio vedere come mette a fuoco. Andiamo a vedere la foto come è venuta, neanche aperta la finestra, quindi l'ho fatta direttamente dalla finestra chiusa e devo dire che è niente male come dettagli e anche come colori, che non mi sembrano troppo sparati e troppo saturi. Quindi in piena luce direi che le foto sono molto buone. Vedremo poi in altre condizioni di luce come si comporta e faremo dei test più approfonditi. Quindi per il momento abbiamo visto le caratteristiche principali e ci aggiorniamo alla recensione completa quando l'avremo provato del tutto. Un saluto a tutti gli amici di China Deals Channel, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video e a prestissimo per altre analisi e novità che vi attendono.
e ci attendono. Ciao a tutti, a presto.